non si finirebbe mai di guardarla. Questa è la 718 del 1960, 4 cilindri boxer. E adesso andiamo a vedere la premiere mondiale che Porsche presenta a Ginevra, il Boxster 718, sempre con un 4 cilindri, ma che differenza di potenza! Davanti 235-35-20, con dischi chiaramente, pinze freno in alluminio monolitiche a 6 pistoncini ventilati e forati. Dietro 265-35-20. Ma voglio mettermi al posto di guida perché non resisto. Questa è la versione Boxster S con il 4 cilindri 2005, poi andremo a vederlo in dettaglio nella versione Sport Crono. E l'interruttore per cambiare gli assetti, per cambiare le modalità dell'uso, adesso è qui sul volante, normale, Sport, Sport Plus e con il tasto per avere per 20 secondi il massimo delle prestazioni. In Sport Plus cambiano le regolazioni degli ammortizzatori, la velocità di cambiata, i regimi di cambiata e l'indurimento del volante. La guida è una guida elettrica anche a rapporto variabile, in modo da avere più comfort a velocità bassissima per ridurre l'angolo volante nei parcheggi, ma avere la giusta sensibilità quando si va in autostrada alla massima velocità. E qui sulla posizione di guida è quella della Boxster. Ma il volante, guardatelo da vicino, è una meraviglia, è praticamente il volante della 911, con questi inserti in alluminio che sembrano fresati dal pieno, chiusi con delle viti a brugola, una finezza per amanti della meccanica, ma l'elettronica è aggiornatissima, c'è praticamente tutto. E adesso andiamo a vedere questo famoso 4 cilindri che vi assicuro non fa rimpiangere in nulla il 6. Allora, questo è il 4 cilindri boxer, il nuovo 4 cilindri boxer della Boxster. Boxer perché i cilindri sono accoppiati su perni diversi, per cui si muovono in questo senso e quindi garantiscono il massimo dell'equilibrio delle forze. E adesso andiamo a vedere la turbina che alimenta l'aspirazione. Il gruppo turbina, c'è una sola turbina che prende i gas di scarico in parte dalla testa sinistra con questo collettore molto corto, ma i gas di scarico della testa destra arrivano con un percorso decisamente più lungo. Eppure Porsche dice che è riuscita con la messa a punto a pareggiare questa differenza. La turbina, questo è il motore della versione S, cioè un 2005 da 350 cavalli, la turbina come vedete ha la parte a geometria variabile. La Porsche è l'unica che usa le turbine a geometria variabile nei motori benzina, ma c'è un particolare tecnico molto importante. Vedete questa cameretta qui? È il corpo in cui passa l'acqua di raffreddamento dell'alberino, della turbina e di raffreddamento anche di questa zona. E adesso andiamo a vedere dove va a finire l'aria che viene compressa dal compressore. Va a finire su un intercooler posizionato in questa zona, un intercooler aria-acqua. Perché aria-acqua? Perché così le tubazioni di collegamento sono molto più corte, perché poi dall'intercooler va direttamente al collettore di aspirazione che alimenta i 4 cilindri. L'acqua di raffreddamento dell'intercooler non è sicuramente l'acqua del circuito di raffreddamento del motore, ma è l'acqua che deriva da due radiatori messi in questa zona che vengono raffreddati, uno dall'aria di alimentazione del motore, l'altro dall'aria che vengono prese dalle bocche laterali della Boxster. Ed è acqua che ovviamente rimane a temperatura normale, a temperatura ambiente. Novità rispetto al consueto, il sistema di fasatura e di alzata variabile che fino ad oggi era solo sull'aspirazione, il Vario Cam Plus, adesso c'è anche sullo scarico. E qui non è una innovazione da poco, perché su un 4 cilindri boxer le fasi di scarico dei due cilindri attigui sono
decisamente critiche, e quindi bisogna in questa variazione di fase evitare che lo scarico di un cilindro vada a penalizzare l'altro. Dall'uscita della turbina poi parte catalizzatore, è un benzina, catalizzatore trivalente e tubazione di scarico che gira e poi se ne va. Quindi molto compatto e, come vi dicevo, non fa rimpiangere i 6 cilindri. Perché? Perché a differenza di molti altri turbo, qui il regime, il limitatore è quasi come quello di un aspirato, perché arriviamo oltre i 6500 giri. La potenza, il 4 cilindri normale della Boxer normale 2000, 300 cavalli, quindi siamo già a 150 cavalli litro, e il motore della Boxer S 2005, sempre 4 cilindri, 350 cavalli. Quindi sono valori di potenza decisamente altissimi. La variante tra i due motori è fatta non nella corsa, la corsa è sempre la stessa, ma cambia l'alesaggio: 91 per il 2000, 102 per il 2005, e la potenza, come sapete, va con l'alesaggio. Allora, in sintesi, la nuova Boxster, il motore della nuova Boxster, che è la variante principale, non fa rimpiangere il 6 cilindri. Certo, il suono è un po' diverso, ma soprattutto perché è un turbo, non perché è un 4 cilindri al posto del 6. Ne guadagnano leggerezza e ne guadagnano anche i consumi.